siamo alla Scienza in uno scatto, una mostra fotografica che vuole portare, diciamo, i visitatori dentro all'universo dell'Istituto Italiano di Tecnologia. Questo è stato realizzato però non utilizzando fotografi professionali che sarebbero stati bravissimi a farlo, ma utilizzando gli stessi ricercatori dell'Istituto, cioè cercando di dare a loro l'opportunità di dire e di fare vedere quello che fanno dentro ai laboratori di Morrigo. Quello che ne è risultato, diciamo, in una vera esposizione di quello che c'è nei nostri laboratori, l'elevata multidisciplinarietà e l'entusiasmo dei giovani. Queste due cose si incontrano in questa mostra. La multidisciplinarietà, perché qua trovate biologia, trovate scienza dei materiali, trovate le nanotecnologie, i laser, i robot, trovate i nuovi dispositivi e i nuovi farmaci, tutto insieme, trovate i volti degli scienziati. Quindi avete la possibilità di guardare da un osservatorio privilegiato, perché è quello che vi permette di vedere in un'unica visita tutto quello che succede dentro l'istituto, le varie attività di ricerca che sono ad un livello decisamente molto avanzato. Questa mostra, che è stata pensata 2 anni fa ed è stata realizzata attraverso, diciamo, una gara fotografica tra i ricercatori dell'istituto, sono arrivate quasi 200 fotografie e ne sono state selezionate 50, è resa possibile però, devo dire, anche grazie alla sensibilità e all'intervento della Fondazione Palazzo Ducale, quindi ringraziamo Luca Borzani, grazie alla Camera di Commercio, al Comune di Genova e alla Regione, che hanno creduto che questo potesse essere un buon modo per rappresentare una parte della ricerca scientifica e delle attività che si svolgono a Genova. Parte ritengo importante soprattutto per i giovani, perché se pensate che alla fine del 2009 eravamo circa 200 e oggi in tutto l'Istituto Italiano di Tecnologia siamo quasi 1200, ci sono anche nuove opportunità e posti di lavoro per i giovani in un ambito che è molto importante per lo sviluppo del Paese, che è quello della ricerca scientifica e tecnologica.